L'agenzia ti ha chiesto la provenienza della tua casa? Il perito della banca ti ha chiesto la titolarità? Il notaio ti ha chiesto i documenti attestanti la tua proprietà? Ma di cosa ti stanno parlando? Semplicemente ti stanno chiedendo i documenti che attestino come sei venuto in possesso della casa. La casa puoi averla acquistata da un costruttore o da un privato, o averla ricevuta per donazione o divisione, oppure in eredità, o perché ti sei aggiudicato un'asta immobiliare o tramite sentenza giudiziale. Questi documenti attestano i tuoi diritti reali sulla casa, cioè dimostrano che tu ne sei il vero proprietario e in quale modo ne sei entrato in possesso. È un documento fondamentale per la vendita di casa tua ed è indispensabile anche per determinarne il valore, perché potrebbero essersi riportati vincoli come servitù attive o passive, oppure vincoli per la vendita, perché magari costruiti in aree con convenzioni PEP. E tu? Sai dove è riposto l'atto di provenienza della tua casa? L'hai mai riletto? Sei a conoscenza se hai servitù o vincoli? Scrivimi la tua esperienza e i tuoi dubbi e li risolveremo assieme. Ci vediamo nel prossimo video!